perché il governo Draghi ha fatto sì che i medici non allineati fossero sospesi o addirittura radiati, sottraendo alla sanità quegli stessi fondi che oggi compaiono miracolosamente per le armi. Perché prima ha sospeso insegnanti perfettamente sani che non hanno voluto sottostare all'obbligo di un vaccino coperto da segreto militare e poi li ha reintegrati ma demansionati. Una vergogna! Perché è stato imposto ai ragazzi nelle scuole l'uso delle mascherine antipolvere, mentre il Presidente del Consiglio ha potuto circolare nelle stesse scuole senza nessun bavaglio. Perché Ginevra, quartier generale dell'OMS, si chiedono ancora perché in Italia sia carnevale, visto che loro le mascherine al chiuso le hanno abbandonate da mesi anche su bus e tram e treni. Perché questo governo da un lato chiede il razionamento dell'acqua ai cittadini, ma dall'altro stanzia 144 milioni di euro per gli allevatori, inconsapevole che per ogni chilo di carne nei vostri piatti vengono consumati in media 10.000 litri di acqua. Perché il virus, così definito da un ministro, viaggia in treno ma si ferma a Como, visto che superato il confine, da Chiasso in poi, gli stessi passeggeri sullo stesso treno possono tranquillamente proseguire senza maschere e passare una giornata al lago di Lugano. Ma attenzione, al ritorno il virus risale, stazione Como San Giovanni, è lì che vi attende. Non voterò soprattutto perché non ti vaccini, ti ammali, muori. Ma se poi non ti vaccini, non ti ammali e non muori, il governo ti multa perché sei ancora vivo. Se fosse stato italiano avrebbero multato anche Novak Djokovic, colpevole di essere tanto vivo da aver vinto il 7° trofeo di Wimbledon. Non voterò la fiducia al governo Draghi perché i cittadini italiani meritano un governo che li sostenga e li aiuti non con un bonus da supermercato, ma con scelte di politica interna ed internazionale che permettano anche ai giovani di avere un futuro più certo, cosa che oggi sembrerebbe essere privilegio per pochi. Grazie.